Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Atleta League. Queste sono le nostre interviste. Vicino a me, già seduto, già preparato, Fabio Pagliara, grande, grande sportivo. Tra sportivi ci si dà rigorosamente del tu. La Presidente, la vecchiaia dico diventa una no, la vecchiaia è un elemento che sta fuori allo sport. Chi si occupa dello sport non è mai vecchio. Presidente della fondazione Sport City, di cui ci parlerai, ma prima di tutto con te vorrei iniziare con una domanda semplice semplice, cioè secondo te che cos'è lo sport? E beh, mi tocca iniziare con una delle cose con cui mi prendono in giro, perché lo ripeto sempre questa favoletta degli eschimesi, cioè che per diciamo, descrivere un fiocco di neve, gli eschimesi, nel senso di smilla per la neve, ci mettono 12 parole per un fiocco di neve. Noi dentro la parola sport ci mettiamo di tutto, quindi io dico c'è Ronaldo, ma ci sono io che faccio 10.000 passi, c'è la nazionale italiana, ma c'è la squadretta dell'oratorio, c'è persino lo sportivo che sostanzialmente vede le partite in televisione. Quindi diciamo, la parola sport è una parola che è probabilmente fin troppo ampia nella sua accezione, perché è welfare, perché è salute, diciamo spesso insomma, è un investimento per il Servizio Sanitario Nazionale, produciamo salute, benessere. E un euro speso nello sport sono più di 3 euro di risparmio sul Servizio Sanitario Nazionale. Ma abbiamo detto che lo sport è anche PIL, perché insomma, è prodotto interno lordo, è industria. Io aggiungo sempre che è FIL, è felicità interna lorda, perché noi in realtà produciamo tendenzialmente felicità. Allora capisci bene che probabilmente dentro la parola sport c'è talmente tanta roba che poi è complicato, ci devi mettere d'accordo prima di quale sport parliamo. E diciamo, aggiungo, tendenzialmente c'è insomma questa capacità all'interno poi della parola sport di essere così però trasversale, così piacevolmente trasversale, che è diventato una, diciamo, è essenziale nella società di oggi. La pandemia ha dimostrato in maniera straordinaria questa essenzialità. Ecco, tu abbiamo accennato appunto alla fondazione, ma è un discorso che porti avanti da anni, ne abbiamo parlato anche più di una volta sul nostro giornale, ovvero quello delle Sport City. Iniziamo un attimo magari a definire, a iscrivere questa definizione. Quando si parla di Sport City, di cosa si parla? Beh, guarda, in realtà, come dire, il punto principale secondo me proprio nasce dalla esigenza che secondo me in questo momento abbiamo di avere due grandi alleati come mondo dello sport, e sono da un lato le città e dall'altro la tecnologia. La tecnologia è stata vista per troppo tempo come un possibile competitor, perché la semplificazione sbagliata era quella: giochi e non fai sport, stai su internet o stai davanti al computer e non fai sport. No, la tecnologia è un alleato perché crea comunità, crea interesse, crea comunicazione, ma addirittura può creare, per chi magari fa lo sport in maniera libera, anche le caratteristiche per poterlo fare in maniera migliore. Io dico sempre: correre fa bene, correre meglio fa meglio. Non puoi, diciamo, non fare tutto quanto senza un tecnico. Virtualmente oggi la tecnologia ci aiuta, quindi la tecnologia è un alleato. L'altro alleato, e ci siamo accorti oggi, ripeto, con la pandemia, è che le città diventano il più grande alleato dello sport. Do due o tre numeri che possono dare un po' il senso. Sono più di 7 milioni le persone che corrono normalmente, ma quelli che fanno gare sono fra i 40 e i 50 mila. Quindi è chiaro che c'è un mondo di persone che liberamente vanno a fare sport con la richiesta di star bene. Dove lo fanno? Lo fanno in buona sostanza dove possono. L'altro tema è che la pandemia ci ha portato a capire quanto era essenziale lo sport, perché nessuno di noi ha avuto insomma l'anno scorso insomma il Covid in maniera piuttosto seria, quindi mi collegavo dall'ospedale e vedevo che si parlava, ed era incredibile, di dove la gente poteva fare sport, di come faceva a fare sport. Ve l'abbiamo correva. Raccontato per 10 anni, vi abbiamo detto. E noi che diciamo, come l'abbiamo detto che era essenziale, non ci credeva nessuno, e ora. Però, al di là della battuta, 10 anni fa, se uno vedeva correre una persona per strada, pensava o è americano o è matto. Oggi invece vedi gente che corre, ma non solo corre, che fa sport. Allora è evidente che questa essenzialità ha fatto sì che la gente capisse sempre di più che
assommata alla voglia di libertà, che questo meccanismo si può fare bene nelle città. Quindi io in maniera libera, democratica, senza costi nella maggior parte dei casi, vado a fare sport, mi riapproprio delle città per fare sport. Sport City sono le città che si riappropriano sostanzialmente dello sport, che vivono le città anche all'interno e nell'insieme dello sport, che trasformano anche con qualcuna piccola azione di assetto urbano alcune delle zone, i parchi, i lungomari, ma addirittura il mare, le spiagge. Faccio anche qua due numeri che possono essere utili. 9 italiani su 10 dicono che lo sport è fondamentale in una città ideale. 9 italiani su 10 dicono che fare sport all'aria aperta li rende più felici. Il 70% quasi degli italiani dice che far diventare un parco dello sport, lo rende più sicuro anche dal punto di vista proprio della sicurezza. Ecco, vuol dire, noi come Sport City cerchiamo di fare di tutto perché questa rivoluzione, diciamo, soft, sia una rivoluzione che diciamo, comporta, affiancando i comuni, il ministero, insomma, gli enti, le federazioni, in questa trasformazione urbana che non fermeremo. Oramai è così, i prossimi 5-6 anni il 70% degli italiani, ci dice Piepoli, continuerà a fare sport anche post pandemia, legato in qualche modo alla pratica sportiva all'aperto e alle città. Quindi, sotto questo aspetto, le Sport City sono le città del futuro, che hanno una parola chiave, e chiudo questa parte, ed è la parola benessere. La gente cerca di star bene, cerca appunto la felicità, come dicevo prima. Lo sport, da questo punto di vista, è fondamentale. Quindi, le città del benessere passano dal fatto che vengano sportivizzate. Questo è un dato. Come mondo dello sport, come federazione, come CONI, come Sport e Salute, ma anche con le ASD o tutto il resto, dobbiamo assolutamente capire questo e intercettare questo fenomeno. Ecco, senti, mentre parlavi mi veniva in mente una domanda, cioè quali dovrebbero essere, quindi, secondo te, le caratteristiche fondamentali di una città per diventare una città, una sport city, una città del benessere, una città in cui appunto il cittadino può vivere il territorio, direttamente, liberamente e facendosi del bene in qualche Faccio modo? alcuni esempi proprio concreti, perché per noi Ah, sportivi siamo perfetto, perfetto. un po' praticoni. Una città che diventa Sport City è una città che ha un'app, noi insomma consigliamo Utstep, che è un'app per il cammino, che ti dice posteggia più distante dove puoi, camminare fa bene, e ti premio in maniera virtuosa per i passi che tu fai, per esempio dandoti Beh, quindi Roma l'abbonamento. sarebbe perfetta in questo. Parcheggia in un punto a caso e poi vai a Ma piedi. io immagino, lo dico scherzando, ma Che no, l'ho detto scherzando, anch'io scherzando, no, ma ma è dico vero. scherzando relativamente, e una delle rivoluzioni sarebbe quella di cambiare le misure. Io dovrei sapere che per andare al Colosseo non ci metto 700 metri, ma 800 passi. E che se faccio 800 passi mi fa bene al sistema cardiocircolatorio, mi fa bene a questo, che la distanza è per assurdo più misurabile. Allora, che se io faccio i fori imperiali avanti e dietro, ho fatto bene non soltanto alla mia cultura, alla mia vista, ma ho fatto bene anche al mio fisico. Allora, sotto questo aspetto, l'ho fatto con una domanda, con un esempio banale: la città dello sport è una città che riprende questi concetti. La città dello sport è una città che prende un parco e lo arreda in maniera molto soft, perché c'è il rispetto per il green, per la sostenibilità, ovviamente per tutto quello che secondo noi è decisivo, ma lo arreda consentendo a chi corre, a chi fa sport, a chi fa altro, di farlo bene con qualche piccolo attrezzo, con il wifi che ti può consentire di scaricarti l'app, che ti fa fare un sistema di gamification fra il tuo parco di Roma e il tuo amico che a Milano sta facendo lo stesso ragionamento. E sono robe che un tempo sembrano fantascienza, oggi costano pressoché nulla e si possono fare mettendo quindi un sistema virtuoso di comunità sotto questo aspetto. Quindi, diciamo, le Sport City sono quelle città che sostanzialmente con piccolissimi interventi di servizio. Oggi abbiamo scoperto che il cittadino non cerca più l'hardware, non cerca la grande opera pubblica, cerca i buoni servizi, vuole che sia puntuale il trasporto, vuole che sia pulito, non vuole più la grande opera. Fra i servizi che richiedono, con grande piacere, ci rendiamo conto che chiedono questi servizi relativi allo sport. Ecco, la Sport City è una città, infatti, diciamo, da Smart City a Sport City, che sposa i servizi,
finalizzati al benessere e allo sport, con degli interventi che spesso sono davvero banali, fanno star meglio, ma nello stesso tempo danno qualità di vita a tutta la città. Bene, bene, chiaro, è chiarissimo, sono chiarissimi i punti Fra che. l'altro lo dico, scusate, interrompo perché Prego. a volte mi dicono: ma come tu, uomo, diciamo, da sempre di istituzioni federali, fai un ragionamento del genere che può sembrare contro le federazioni. È assolutamente il contrario. La mappatura oggi delle città, del censimento degli impianti, parte dalla necessità ovviamente che possa consentire di trovare il nuovo Filippo Tortu, il nuovo Marcel Jacobs o il nuovo Gimmo Tamberi per andare alla federazione, insomma, dove ho lavorato fino a poco tempo fa, ma che Che insieme ricordiamo è alla Fabio Pagliara, è ex segretario della Federazione Italiana Esatto, Atletica segretario. Leggera, quindi insomma il tema lo conosce. E chiaramente però, diciamo, in questo senso noi dobbiamo capire che insieme all'operazione, diciamo, grande delle strutture che ci devono essere sportive per chi fa agonismo, dobbiamo poi avere la stessa attenzione nella mappatura che facciamo per dei luoghi che possono essere rivalutati. Pensiamo alle periferie e non solo. Chiaramente, quindi il discorso è anche in certo senso, passiamo il termine, sfruttare quello che può essere lo sport amatoriale, lo sport di territorio, lo sport di base, anche per trovare eventualmente Certo. o anche semplicemente alimentare la voglia e il desiderio del campione di emergere. Assolutamente sì, tenendo conto, dobbiamo tenere conto di un segnale che giustamente preoccupa molto il presidente Malagò, lo diceva anche ieri il segretario Mornati, cioè la crisi demografica preoccupa. È chiaro che se oggi ci sono più quarantenni che ventenni, più cinquantenni che trentenni, è un problema. Se il 2020 è l'anno in cui ci sono state meno nascite in Italia negli ultimi anni, è un problema per il campione del futuro, un problema per la, insomma, società in generale del futuro. Questo però vuole anche dire che è evidente che il metodo, il meccanismo in cui si deve fare, si fa sport e si promuove lo sport è cambiato. Dobbiamo intervenire nelle scuole, ma c'è una fascia di età dai 40 ai 70 che fino a 10-20 anni fa noi non consideravamo, ma che oggi sono fruitori dello sport e dello star bene e sono la maggioranza degli italiani, per Ma fortuna non erano comunque. considerati secondo te perché magari appunto nelle generazioni precedenti questa sensibilità sportiva era meno sentita, quindi magari un quarantenne, un cinquantenne non faceva attività sportiva, non anzi una volta si diceva no, c'era la crisi dei 40 anni in cui magari un uomo che non aveva fatto sport per tutta la vita poi a 40 anni decideva di andare a giocare a tennis o andare a giocare a calcetto con gli amici più per risentirsi giovane che non per una passione sportiva. Sicuramente sì, c'è un cambio di cultura, se Dio vuole. Siamo ancora il paese europeo con il più alto tasso di sedentarietà, il paese europeo con la maggiore obesità infantile, quindi è chiaro che questo passaggio culturale è un passaggio, diciamo, ancora lungo, però è evidente che questo è avvenuto. A 50 anni un tempo un uomo era anziano. Oggi ho 50 anni, se non perché ne ho 57, a 50 anni ci si sente ancora, diciamo, giovani e convinti di poter fare attività. Io ieri con degli amici abbiamo fatto un gruppo che fa sport, ma partiamo dal Gianicolo, facciamo corsa, ginnastica, siamo arrivati fino ai Cori Imperiali, ci fermiamo a Una fare bella passeggiata, insomma. ma correndo, fermandoci a fare stretching al Campidoglio piuttosto, quindi sono cose belle che un tempo non avremmo mai fatto come persone. Stiamo diventando, come si dice attualmente, figitali, nel senso che c'è una grande digitalizzazione che la pandemia ha fatto esplodere, ma abbiamo anche recuperato la fisicità. Oggi la ricerchiamo, la fisicità, sia dal punto di vista dello star bene. Ripeto, la gente stava a casa e cercava di fare addominali perché non sapeva come muoversi, ma anche Sollevare le nel casse sollevare le casse d'acqua, su e giù d'acqua. delle scale. E quindi insieme a questo anche la fisicità nel rapporto. Quindi questo nuovo modo di essere credo che sia una grande opportunità per lo sport che va colto. Ecco, volevo arrivare anche a questo punto, un po' l'abbiamo toccato, il discorso ovviamente dell'anno pandemico che ha cambiato tanto sia di proprio a livello strutturale, sia a livello sociale di come le persone percepiscono il mondo intorno a loro.
quello che dicevi tu della fisicità è forse una delle cose di cui ci siamo resi conto più di tutte. Cioè il fatto che ci venisse negata in un certo modo, per motivi ragionevoli ovviamente, però negata la fisicità a cui eravamo abituati, no? L'incontro con l'altro, il contatto, la vicinanza, la prossimità. E ci ha fatto riscoprire un qualcosa che avevamo perso, forse avevamo Ma dimenticato. guarda, nel momento, è un paradosso ovviamente, ma nel momento in cui abbiamo scoperto l'utilità e l'importanza del digitale, e quindi le riunioni su Zoom, abbiamo imparato il fatto che non è necessario prendere un treno, un aereo, cosa fare una riunione, ma può essere fatto con un click, quindi una rivoluzione, diciamo, straordinaria. In quel momento, per paradosso, abbiamo capito quanto la parte fisica era ed è, diciamo, decisiva ed importante, no? Quindi, per questo parlavo di figitali, perché in realtà questa trasformazione è una trasformazione che ci ha, cioè la pandemia poi che ha fatto in realtà, ha amplificato tutto, no? Quindi è evidente che sotto questo aspetto si è finalmente arrivati a capire l'importanza dei mezzi, voi ne siete una testimonianza straordinaria, ma anche poi al fatto che c'è questo recupero della fisicità, quindi sotto questo aspetto sicuramente è così. Allora, volevo anche chiarire a chi ci sta guardando perché il titolo dell'intervista sarebbe stato Sport City, appunto, e disabilità. Era prevista la compagnia di Marco Pentagoni qua, che purtroppo aveva una gara oltretutto, era una gara domani a Jesolo, quindi non ha potuto essere qui con noi. Ma comunque a te questa domanda te la vorrei fare lo stesso, proprio per il tuo ruolo istituzionale che è stato, insomma, sei stato in contatto con queste realtà. Come fa una città che vuole essere Sport City a essere Sport City anche per cittadini disabili che vogliono però, hanno le stesse identiche Certo. necessità e lo stesso identico amore, passione per lo sport? Guarda, come ha detto bene, proprio quando abbiamo presentato la fondazione, Luca Pancalli, che è il presidente del Comitato Paralimpico, in realtà è ancora più importante il fatto che ci sia la Sport Chiaramente. City e che il fatto che le Sport City siano fatte a misura di tutti. È evidente che nella maggior parte dei casi parliamo di, fra l'altro, opzioni, di situazioni abbastanza, siamo semplici, perché il percorso che si immagina di corsa in un lungomare è di default, di natura, un percorso che deve essere senza ostacoli, deve essere libero. Quindi con ogni probabilità le due esperienze si sposano. Quindi la Sport City nasce necessariamente per essere, diciamo, green, per essere sostenibile, per essere per tutti e quindi anche per il mondo dei disabili. Quindi sotto questo aspetto c'è una sintonia, diciamo, direi quasi filosofica, naturale, quindi è evidente che è così. È evidente che oggi non è così, perché è evidente che in moltissimi parchi non c'è questa opportunità, quindi c'è una, chiaramente errata situazione che nasce poi anche da tante situazioni burocratiche, perché andare a fare un piccolo intervento in un parco è particolarmente complesso, c'è l'autorizzazione del comune, l'autorizzazione della sovrintendenza, quindi ci sono una serie di difficoltà anche nel rendere, diciamo, immediatamente fruibili delle cose banali. Però è evidente, e siamo tutti d'accordo, che per definizione, diciamo, le sport city sono per integrare, perché chiaramente lo sport integra per definizione, appunto, senza distinzione, insomma, di razze, di religioni e Certo. meno che meno ovviamente di fisicità. Quindi sotto questo aspetto credo che, così come si stanno facendo dei grandissimi passi avanti sulla dignità diciamo, dell'attività fisica dei paralimpici, la stessa cosa va fatta per chi in piena libertà vuole fare attività sportiva. Allora, parlavi appunto, sì, fin dall'inizio, ma hai ripreso anche adesso il punto della definizione dello sport, no? Che cos'è per noi lo sport? E da questa domanda quindi poi deriverebbero tutte le azioni che dovremmo intraprendere per questo. E tu sei stato tra i firmatari di un manifesto, importante che venne presentato al governo. Mentre poi si discuteva della riforma dello sport del ministro Spadafora e insomma gli attriti con Malagò, chiamiamoli
Voi usciste con questo manifesto con diversi punti, mi sembra Sì, fossero 13. 13 punti, mi ricordavo una quindicina, però Sì. insomma non pochi, in cui sostanzialmente il mondo dello sport chiedeva, gridava a gran voce di tutto ciò di cui sentiva di avere bisogno. E poi prima invece mi dicevi che questi 13 punti sono stati un po' riassunti in un unico obiettivo, che sarebbe quello di far inserire la parola sport all'interno della nostra Costituzione repubblicana. E che cosa vorrebbe dire questo passaggio? Perché è così importante? E quali sarebbero le conseguenze di Sì, questo passaggio? dunque noi, grazie, mi piace molto la domanda mi intriga molto. E noi siamo con Cultura Italia, insomma un'associazione assolutamente bipartisan che si occupa insomma nel suo spin-off che è appunto Sport Italia, che ho l'onore di presiedere, e cerchiamo di lanciare dei grandi temi. E con Mauro Berruto abbiamo scritto appunto questo manifesto, diciamo, che riassumeva in un momento di tensione nell'ambito sportivo e di grande preoccupazione alcune delle azioni da poter fare. In realtà, sai, il vero problema è che noi avevamo con Mauro detto: sta cadendo un meteorite sullo sport, dobbiamo fare qualcosa perché la situazione, diciamo, è grave e può diventare ancora più grave. Non è il momento di litigiosità, non è il momento di problematica, ma è il momento di cercare di capire come uscire da questa situazione. Quindi abbiamo fatto questo manifesto, abbiamo parlato, e però va fatta una precisazione proprio prima al ragionamento che adesso ti dico subito sulla parola sport, e cioè noi siamo ben consapevoli che insieme alle azioni di sviluppo, come quella di inserire la parola sport nella Costituzione, occorre avere un'attenzione in questo momento maniacale sul problema concreto e reale che ci sono, le ASD, i gestori degli impianti, le società sportive di vertice dei vari sport, pallavolo, pallacanestro, stanno morendo. Quindi è chiaro che da questo punto di vista non va e non si deve pensare che noi sportivi parliamo di filosofia in un momento in cui serve un atteggiamento iperpragmatico. Quello che pensiamo noi è che insieme a queste attività che non sono, diciamo, di assistenza, ma sono di salvataggio, quindi di sopravvivenza, quindi vanno vissuti con questo meccanismo qua, insieme a queste azioni che necessitano, ci devono essere due o tre azioni che siano non solo simboliche, ma di sviluppo. Da running, parliamo sempre della mozione Lupi, da altri, ma in particolare noi diciamo l'inserimento della parola sport nella Costituzione vuol dire far passare in Costituzione il diritto allo sport. Ieri Colao diceva: dobbiamo inserire, e lo trovo anche corretto dal punto di vista, diciamo, generale, il diritto a internet, diciamo, nella Costituzione, nel senso che tutti devono partire dalla stessa posizione, no? Però a maggior ragione che la parola sport non ci sia in maniera, diciamo, così forte nell'ambito, diciamo, della Costituzione italiana è un'anomalia. È un'anomalia che si può superare. Credo che nessuna forza politica sia contraria su un inserimento del genere. Con alcuni costituzionalisti abbiamo già fatto un paio di riunioni con Sport Italia e abbiamo individuato l'articolo 33, che può essere, insomma, quello modificato. Insomma, non ha una valutazione, ripeto, simbolica o di fuffa dicendo: ma No, come, c'è assolutamente. grande crisi e voi fate questo. No, no, inserire in Costituzione il diritto allo sport di fatto è una svolta epocale perché riconosce poi tutto quello che c'è dietro. Quindi sotto questo aspetto stiamo facendo un lavoro, continuiamo a farlo, di sensibilizzazione verso le forze politiche, di sensibilizzazione verso il Ministero, insomma tutto quello che si può fare lo faremo. Non è una battaglia ovviamente partitica o di nessuno, ma è una battaglia di civiltà, diciamo noi, in questo senso, e quindi lo riteniamo come uno dei passaggi davvero sotto questo aspetto, diciamo, epocali che ci può essere. Quindi stiamo facendo appunto questa piccola battaglia. Siamo ottimisti perché chiaramente appunto l'essenzialità dello sport è uscita molto chiara da questa situazione. È un tema che, per esempio, Giusy Versace ha già sollevato anche in sede parlamentare, è un problema che Mauro Berruto ha sollevato in sede politica, è cioè, chiaramente un tema che il presidente Malagò ha sempre ovviamente considerato Sponsorizzato. sponsorizzato e ci manca altro. Quindi
Sono due anomalie, lo dice spesso anche appunto il presidente. Manca la parola sport nella Costituzione e la parola scuola nello statuto del CONI. Sono due anomalie che chiaramente sarebbe bello riuscire a risolvere, non perché si è pignoli nella parte, diciamo, delle parole o formali, ma perché sono grandi messaggi di civiltà che vengono fatti. Chiaramente, no, infatti quello che la mancanza della parola scuola poi Lo nello statuto del statuto del CONI è particolarmente interessante. Ci torniamo e volevo approfittarne per salutare perché nel frattempo c'è gente che ci segue, ci scrive sulla chat. Ti saluta Alex Torroni, che salutiamo, saluta anche me, non ho. sì. No, scherzando, Alessandro come Edoardo, come sono tanti ragazzi giovani molto in gamba che hanno, diciamo, iniziato anche con me, quindi sono. Ecco, esatto, anche questo. C'è un cambio generazionale nei vertici dello sport italiano Beh, guarda, io sono su oppure questo, no? su questo sono molto, io diciamo, di natura sono un moderato, mi prendono in giro perché insomma sono, così, per prendermi in giro dice democristiano dentro, no? Come atteggiamento. È una presa in giro che uso anch'io spesso. Io credo però una cosa su questo, l'ho scritto in un articolo sul Foglio, l'ho portato avanti su altri tavoli, io credo che lo sport non avrebbe bisogno, non abbia tanto bisogno di quote rosa, che pure ce n'è bisogno, ma di quote verdi, nel senso che i giovani sono troppo pochi. Noi dovremmo rendere obbligatoria la presenza di giovani nei consigli federali, nei consigli regionali, addirittura nei board, perché è evidente che lo sport è un po' anziano, lo sport è un po' autoreferenziale, quindi sotto Cioè, lo sport dal punto di giurista, vista sì, federale, federale dei vertici, istituzionale, no? istituzionale, Perché poi sì. invece lo sport è Per il resto, vissuto. invece, esatto, c'è proprio questa grande antinomia, quindi questo aspetto, diciamo, che secondo me andrebbe fortemente, non svecchiato nel senso brutto, non si parla qua di rottamare, si parla di implementare, diciamo, dando responsabilità e freschezza al nostro mondo tramite i giovani. C'è invece da considerare che sono molti giovani, e su questo noi dovremmo fare una grande riflessione dello sport, incentivare molto, anche con politiche di governo di, diciamo, facilitazione dal punto di vista e poi fiscale o contributivo o altro, ma è evidente che abbiamo grande bisogno di modernizzazione. Quindi i giovani rappresentano, diciamo, questo. Ci sono lavori nuovi che fino a qualche anno fa le federazioni non pensavano esistessero. La parte digital è una di queste, ma la parte di marketing vero, diciamo, Forse territoriale. cose che hanno scoperto in In questi ultimi quest'anno. anni, un paio di anni che c'è questa ricerca forte, ed è chiaro che questa è una straordinaria opportunità per i ragazzi. Io ho la fortuna di insegnare in alcune università e dico sempre, non pensate che fare sport oggi vuol dire studio per fare il procuratore o per entrare in una federazione. Oggi chi fa sport deve andare oltre la visione, essere visionario e quindi dire: c'è il mondo digitale che devo, diciamo, aggredire, c'è le sport city che devo fare, con lavori che saranno, cioè noi stiamo facendo un core curriculum perché le città avranno bisogno di uno sport city leader, quindi dobbiamo insegnare che cosa vuol dire, e pensiamo, sogniamo che le amministrazioni dovranno avvalersi di queste figure. Allora, oggi io credo che lo sport e i giovani dello sport sono uno dei, diciamo, elementi caratterizzanti, c'è un futuro anche professionale nello sport. Credo però che i mestieri dello sport stiano cambiando e ci vuole molta lucidità e anche, consentimi, tutti i giovani, un po' di coraggio da parte dei giovani nel non omologarsi a idee che tante volte già ci sono, cioè, ma non avere paura nell'essere, diciamo, pazzi o visionari, come dice. Un motivo per cui io, diciamo, ho molto apprezzato, tipo, lo sforzo che voi fate, perché c'è un contesto nel linguaggio, nell'idea di modernizzazione dello sport, che noi, che abbiamo una funzione un po' più istituzionale, siamo un po' più anziani, dobbiamo assolutamente spingere. Quindi io faccio un po' la parte dell'avvocato del diavolo, Devi. no? Nel ruolo. Questo non cozza un po' con appunto si è parlato tanto di rinnovamento ai vertici del CONI, delle federazioni, cambi generazionali, la stessa riforma dello sport prevedeva il limite dei mandati, a cui il CONI rispondeva con la carta più che valida dell'esperienza, dell'aver accumulato contatti, magari dei vari presidenti, e quindi mantenere in un certo senso
l'anzianità, tra Certo. virgolette, no, Beh, io dei vertici. credo che su questo ci sia sempre il buon senso, perché poi ci si è focalizzati sui 2 o 3 mandati, quando lo stesso CONI, insomma, le stesse federazioni, sui 3 mandati erano tutti d'accordo, quindi c'è stato già una prima, diciamo, intervento forte. C'erano casi di presidenti che magari erano presidenti da 30 anni, da 25, da 40, quindi l'idea dei 3 mandati è stata un'idea che poi è passata bene con tutti diciamo, il mondo diciamo, sportivo. Il litigio, tra virgolette, era se erano giusti 2 o 3, perché si poteva creare diciamo, un crash, nel senso che erano tutti che si andavano contemporaneamente. Io credo, per come la vedo io, che certamente è utile il limite dei mandati, quindi che non possa essere diciamo, eterno, che onestamente, lo dico anche qua con diciamo, serenità, ma spostare l'attenzione al problema se fosse giusto 2 o 3 rispetto alla portata della riforma dello sport. Diciamo, noi sono siciliano, c'è cioè una minchiata, nel senso Lo che possiamo lo dire. possiamo dire, non è diciamo, quello che fa la differenza. C'è stato un grande passo avanti in questo, come un grandissimo passo avanti che ha fatto il CONI, Sport e Salute, tutti nel riconoscimento appunto delle donne nello sport. Quindi io credo che diciamo, dal punto di vista teorico, senza fare il buonista, gran parte di questa diciamo, esigenza era stata ben accetta dal mondo dello sport. Poi stanno diventando delle logiche ad personam, i 2 mandati fanno fuori questo, i 3 fanno fuori questo, e questo non va mai bene rispetto alla portata della riforma, che è una portata molto più interessante. Io credo, poi a titolo personale, che non è corretto pensare che una persona, diciamo, grande o anziana di esperienza non sia più utile perché ha superato i tot anni. Perché credo che magari ci può essere uno che è più innovatore a 70 anni rispetto a un giovane di 30, quindi Questo è assolutamente, sarebbe chiaramente. vero. Però è chiaro che dobbiamo, come dicevo prima, predisporre e mettere in atto tutte le forze perché il passaggio ci sia, perché se fossimo parlando di sport, la staffetta avvenga e il testimone possa passare, se no si creano dei meccanismi autoreferenziali per il quale poi alla fine questo passaggio non avviene, questo sarebbe particolarmente sbagliato, specie in un momento in cui per sopravvivere abbiamo bisogno di innovazione. Che poi è quello che si richiede a una riforma, insomma, no? Certo. Essere formare di nuovo, dare nuova forma e non Certo, ma mantenere con variazioni le la verità è forme. che si è nella riforma tutti ci ricordiamo il numero dei mandati, ma in realtà la riforma investe e preoccupa per il lavoro sportivo, che implicazioni hanno i costi delle società sportive. Le società sportive resistono a una riforma del genere? Il professionismo nelle donne fa morire le società sportive O le o le valorizza. valorizza? E su il vincolo sportivo è una cosa che da un lato è sicuramente diciamo, giusta, l'abolizione, ha una serie di vantaggi, cioè, certamente non lo metto in dubbio, ma c'è anche da capire che i settori giovanili vivono in qualche modo di vincolo sportivo. Quindi ci sono delle tematiche, io per dirla brutta, lo sport è semplice nel gesto sportivo. L'idea che ci si possa occupare di sport senza essere specialisti dello sport non funziona, perché lo sport è complesso come organizzazione, perché è un sistema sociale, perché ci sono moltissimi volontari. Cioè, lo sport per un principio di sussidiarietà anche troppo alto è vissuto e vive in Italia sul volontariato. Un volontariato molto spinto, Ghiretti parlava di volontariato professionale perché poi sono bravissimi e quindi Certo. però vivono di volontariato. Allora è chiaro che se tu trasformi anche il volontario in professionista, questo sarebbe un grosso problema perché dal punto di vista economico non tiene poi il sistema. Quindi dico, ci sono delle cose molto interessanti fatte nella riforma, ci sono delle cose della riforma che vanno ancora, secondo me, tarate, o perlomeno capire in quanto tempo ci si arriva, perché però potrebbe essere complicato. Percorso complicato, ma che sicuramente quindi va affrontato in Sì, qualche va modo, affrontato, va insomma. risolto. Io dico soltanto affrontando i temi, diciamo, seri, non la parte, diciamo, gossip del ragionamento salta tizio, salta Caio. Ma quelle sono Quello, cose poi che allettano i diciamo, come dicono giornali i molto militari, è più. un danno collaterale quello, no? Esatto, qualcosa ci deve stare. E nel frattempo, altre domande. Ludovico D'Angelo ti chiede consigli per migliorare nella pallacanestro. Non so come tu possa rispondere a questa domanda, Beh, se hai tecnicamente non esperienze. saprei, no, scherzo. Tecnicamente non saprei. No, parlando
Io credo che un ragionamento sugli sport di squadra in questo momento sia un ragionamento importante e complicato. Passiamo da, se posso dire adesso, non so se si può riferire a questo, c'è un problema legato alle società di vertice, le leghe, come vengono gestite, come fanno in questo momento a sopravvivere in un momento. Penso che si riferisse a questo e non a delle skill, a Certo, delle chiaro, chiaro. tecniche Quindi è chiaro personali. che in questo momento, ma questo vale anche per la Lega Pro di calcio, c'è un problema e questo è un tema secondo me decisivo in questa fase. La pandemia ha ribaltato in maniera devastante il sistema economico delle società e di come si finanzia lo sport, che si finanziava prima tendenzialmente le famiglie che pagano i corsi, i comuni che pagavano il loro contributo. Tutto il sistema economico è saltato. La filiera è saltata, quindi tutti gli asset che producevano soldi in questo momento per lo sport sono sostanzialmente saltati. Quale sarà la rivisitazione? Come si troveranno i soldi per far sì che le società di basket, adesso piuttosto che di pallavolo o le Lega Pro di calcio, sopravvive? È chiaro che dobbiamo essere lucidi e quindi non pensare più che da dopodomani si riparte nello stesso modo. Io penso, dal mio punto di vista, che si sta, ribaltando la piramide e quindi si andrà sempre più verso dei meccanismi di azionariato diffuso, popolare, quindi ci saranno delle attività di crowdfunding, cioè sarà sempre più una società di vertice, di pallavolo, di pallacanestro, di calcio, di Lega Pro, sempre più local, quindi avrà una grande competenza locale, perché la passione spesso è locale, perché devono agire come soggetti di socialità territoriale, ma devono avere un approccio globale, quindi per fare questo devono avere un minimo di fascino in più parti d'Italia o del mondo, devono essere finanziabili da chiunque, quindi il meccanismo di finanziamento credo che sia uno dei grandi temi. Dicevo prima quando parlavo delle azioni di sviluppo, iniziamo con l'assistenza. È chiaro che il credito d'imposta per gli sponsor è decisivo, se no io non riesco a investire nello sport se non ho degli sgravi fiscali adeguati in un momento di grave crisi come questo. Forse in questa fase qua, invece di darmi soltanto un appannaggio per pagare l'istruttore, mi occorre anche che mi si dica: sì, ma io nel 21 e nel 22 per trovare i soldi devo andare sul mercato. Come mi aiuti ad andare sul mercato? Dando delle fiscalità di vantaggio. Quindi è chiaro che in questo momento io credo che avremo bisogno di un grande lavoro di fantasia e di competenze per, reimpostare il meccanismo di risorse, di ricerca di risorse. Io penso proprio crowdfunding, sistema fiscale agevolato, il fatto che, per esempio, rispetto all'attuale legislazione ci sia una semplificazione per dare in gestione gli impianti sportivi, che potrebbe essere la precondizione per consentire a una società di basket o di pallavolo, una volta che si riprenderanno le attività, poter svolgere, in maniera anche, imprenditoriale l'attività di gestione di un impianto. Quindi va ridisegnato con molta, molta attenzione. Però Ecco, con ottimismo lo dico, no, non è, certo, cioè sono sempre tutte grandi opportunità, con quindi non ottimismo, oltretutto. senza pessimismo, perché io credo che siamo di fronte a una straordinaria opportunità, obbligata di riforma e di sviluppo. Quindi se prendiamo la strada giusta, nei prossimi 3-4 anni c'è un boom, quindi dobbiamo superare, da passare la nottata e cercare di andare avanti. Senti, allora, proprio parlando di sport di squadra, di pallavolo, pallacanestro, mi venivano in mente i palazzetti, mi vengono in mente gli spalti, perché lo sport vive di passione, lo sport senza la passione, senza il tifo, senza un pubblico, è qualcosa di monco. Non possiamo negarlo. E quindi, viste le decisioni del Comitato Olimpico per Tokyo, che ha vietato le trasferte, diciamo, verso il Giappone per seguire i giochi, quello che si sta facendo invece permettere di assistere agli europei di calcio, eccetera, eccetera, come si farà a tornare invece a quella normalità, che non è solo una normalità sociale, culturale del andare allo stadio la domenica, ma è elemento fondamentale proprio Certo, nell'economia dello sport. guarda, in pieno periodo pandemico dicevo,
che probabilmente non ci siamo organizzati, ci siamo preoccupati. Era il periodo in cui stavamo lavorando sull'acquisizione del calcio Catania, quindi stavo studiando molto la parte, diciamo, legata ai tifosi. Fra l'altro, il calcio Catania è una tifoseria bella, Bella calda. calda, E dicevo che che manca tanto, probabilmente, che manca, posso certo, dirlo, e manca, manca ma tantissimo nel. tutti, quello della Roma, manca questa bellezza dello stadio, quindi per l'amor di Dio. Però il vero punto credo che sia che a un certo, diciamo, in un certo momento noi ci siamo forse focalizzati come tema sulla chi pratica lo sport. Non considerando l'altra categoria, scherzando si dice sempre lo sport è diviso in due categorie, chi lo fa e chi lo guarda. E noi abbiamo pensato a chi lo fa, non pensando anche a tutti quelli che chiaramente lo guardano, e sono ovviamente la maggioranza. E per quello che penso io, è evidente che da un punto di vista, diciamo, ora che si va verso la normalizzazione, che sarà probabilmente legata in una prima fase a chi è vaccinato, a chi è immune, a tamponi, insomma, ci sarà ovviamente in una prima fase comunque a distanziati, quindi io credo che, insomma, simbolicamente sia decisivo, diciamo, il passaggio con gli europei di Roma, perché, diciamo, sdogana questo passaggio. Tutti i giornali ieri raccontavano e dicevano, e condivido, è chiaramente se passa per la nazionale non può poi non passare per le società di calcio di Serie A, perché il meccanismo è uguale. Certamente il tipo di costi che poi saranno necessari per l'attività di controllo sono maggiori e altro. Però è evidente che si è capito che senza il pubblico perde di valore l'intero sistema. Televisivamente sono inguardabili anche le partite più belle dal punto di vista dello spettacolo televisivo. Possiamo Sì, vedere una partita, perdono possiamo vedere, e mi totalmente. dicevano, insomma, chi è più bravo di me nella parte dei diritti televisivi, che c'è anche più difficoltà a far vedere una partita che è senza la bellezza del pubblico. Quindi è chiaro che c'è una necessità, diciamo, assoluta di rientro, la trasformazione in uno sport soltanto come se fosse uno spettacolo televisivo, secondo me non regge. Nel senso che le Olimpiadi magari potranno essere così in questa fase, ma questo è un momento, diciamo, di pandemia, per il resto va superato e va capito come. Non vedo facile il fatto che possa diventare uno spettacolo televisivo, ma lo dico per un motivo semplice, che mentre nel grande evento può tenere, perché è evidente che le Olimpiadi verranno viste in televisione da miliardi di persone, quindi non è un problema. È chiaro che la società di pallavolo, di basket, di Bologna non può vivere senza il calore, senza il pubblico, senza le presenze, perché il riscontro che avrebbe televisivo laddove c'è, diciamo, in verticale o digitale, quindi sarebbe insufficiente anche a motivare sponsor e altro. Quindi il tema è, secondo me, un tema che speriamo, insomma, da settembre, con una serie di diciamo, evidenti all'inizio, e precauzioni, che potrà essere ugualmente comunque l'obbligo della mascherina, insomma, ci saranno. Io non penso che pronti via si riparte come prima, però Tutti azzeccati nelle curve, negli stadi. io credo che quello che si è dimostrato è che, diciamo, uno sport diverso da questo è complicato. Senti, ma secondo te la mancanza di pubblico in qualche modo ha fatto perdere o fa perdere valore anche alle società sportive stesse? Diciamo, ovviamente la risposta è sì, ovviamente, però scinderei, cioè, lo faccio. È chiaro che se uno parla dell'ipotesi Juventus, sì, però anche nì, nel senso che poi c'è un mercato globale, c'è appunto i diritti televisivi nel mondo, c'è la grandissima forza mediatica, quindi è chiaro. Ma per le società di pallavolo, di pallacanestro, per la Lega Pro di calcio, cioè se togliamo in una città come Catania la possibilità di avere 20.000 persone che si riuscivano a vedere una partita, è un disastro economico per il ticketing, ma come immagine. Il valore, chiaramente, da questo punto di vista, anche in termini proprio di, diciamo, di risorse, di struttura economica, è chiaramente sì, ne perde anche tanto. Quindi, per assurdo, ha creato ancora più un gap fra le società che possono farne, tra virgolette, a meno. E quindi il mega vertice, che comunque ha nel ticketing una parte, diciamo, infinitesimale del proprio budget, o comunque su quelle che possono essere in qualche modo recuperate in altro modo, per alcune sono le basi, perché poi tutte le attività che possono essere fatte, anche riguardo ad azioni di marketing territoriale, sono fatte sulla presenza. Quindi per alcune società, per alcune realtà, quelle che il Comitato 4.0, quindi, diciamo, la Lega Basket, la Lega Pallavolo, la Lega Pro, sollevano continuamente, sono realtà molto legate al territorio,
vanno protette proprio per questo motivo. Ecco, un altro elemento che sicuramente lega a doppio filo sport e territorio, e lo abbiamo accennato prima, sono le scuole. Io, cioè, penso che la mia generazione è stata quella che ha vissuto, tanto lo sport dentro, all'interno delle scuole, successivamente poi, la nascita degli istituti. Degli licei scientifici a indirizzo sportivo, insomma, si era in qualche modo delineata una strada. Però dicevi, manca la parola scuola Lo nello statuto. statuto del CORI, grazie. Ma perché manca questa sensibilità e dove dovremmo andare a lavorare invece? Ma guarda, io su questo credo, primo punto, dobbiamo avere un approccio, diciamo, laico, nel senso che oggi i giovani non sono soltanto nelle scuole, ma sono appunto sui social, sono su altre cose. Quindi il reclutamento, noi dobbiamo cominciare a immaginarlo non soltanto scolastico, ma dobbiamo immaginarlo, nel senso che, quindi capire che il ragazzino, diciamo, il secondo punto è invece, diciamo, serio, nel senso di scelta proprio politica, diciamo, dei più alti livelli. Noi abbiamo fatto una scelta, secondo me, diciamo, errata, ma insomma, sono una mia posizione personale, di considerare necessario e quindi far fare pratica di attività sportiva al liceo e non alla primaria. È evidente che è l'esatto contrario. Sì, in Noi effetti. dovremmo, è facile, insomma, il fatto anche economico, ribaltiamo, i professori allenano i bambini, non allenano chi a 16 anni comunque fa attività sportiva al pomeriggio, no? Quindi io non ho mai capito perché è talmente banale, diciamo, quindi Il passaggio. ci sarà qualche motivo serio, quindi sto dicendo magari una cosa assurda, però è chiaro che nelle scuole il primo passaggio è quello di rendere obbligatorio la pratica, l'attività sportiva, non soltanto come è fatta ora con la stessa maestra, che magari dice facciamola, ma come una materia con 2 o 3 ore a settimana di Perché sport, poi quindi quella è cultura quella è sportiva, cultura cioè se sportiva. non si va ad agire lì, come si fa a E creare una quella cultura parte sportiva? tutto da là, ed è evidente che, insomma, ripeto, è talmente banale che, diciamo, mi spiego poco come mai non si arrivi mai a una soluzione del genere. Però quindi la scuola, lo sport nelle scuole primarie. E l'altro aspetto, però, dobbiamo prendere atto che un tempo, ai miei tempi, quindi parliamo del paleozoico, Esageriamo, sei ancora, non sei neanche vaccinabile ancora, questo, quindi sei giovanissimo. in realtà, diciamo, gli sport che si facevano erano 3 o 4. Tu potevi fare, diciamo, pallavolo, un po' calcio, piuttosto che la corsa campestre. Insomma, oggi, se tu vai l'offerta che tu hai è anche dell'arrampicata, giustamente, voglio dire, Sì. del badminton, di altro, quindi c'è anche una frammentazione che lo rende più, diciamo, Che poi da una parte più complicato. vuol dire conoscere altri sport con cui magari sarebbe difficile entrare in contatto. Io per esempio mi ricordo che nel mio percorso scolastico alle scuole medie, magari fortunati, avevamo una scuola che aveva un indirizzo sportivo abbastanza serio, però io mi ricordo che con loro facevamo attività per cui che ne, abbiamo fatto rugby, tiro con l'arco, si andava a fare atletica leggera Certo. al centro universitario sportivo. Quindi da una parte l'attività sportiva, da un'altra parte conoscere tanti sport diversi e quindi avvicinarsi alla cultura sportiva in un certo senso. Tu tornavi quindi alla questione generazionale. E quindi ti faccio una domanda un po' scomoda. Cos'è mancato secondo te alla tua, tra virgolette, generazione, o comunque alla generazione che abbiamo definito come anziana in questo momento? Cosa è mancato per acquisire e portare questa cultura dello sport? Ma io credo che ci sono due aspetti. Il primo è proprio, diciamo, se devo dirla così, diciamo, abbiamo studiato per troppo tempo poco, quindi la società che ci circondava. Quindi noi siamo stati un po' chiusi, un mondo molto bello, però un po' chiuso, quindi quello che accadeva al di fuori del nostro mondo era una cosa che interessava di meno. È evidente che
tipo dalla globalizzazione, alla digitalizzazione, alla comunicazione, ha, diciamo, allargato in una maniera straordinaria tutto quanto ed è cambiata la società. Quindi, diciamo, noi probabilmente non abbiamo studiato il fenomeno sociale che ci circondava in maniera adeguata nel tempo, lo stiamo facendo in maniera un po' tardiva, quindi intervenendo, ma credo che il vero problema sia stato quello di non essere stati in grado di capire come la società stava cambiando, pensando che lo sport era soltanto quello che facevamo secondo le nostre regole, quindi quelle che, diciamo, portiamo avanti normalmente come mondo dello sport. E siamo stati un po' superati dagli eventi, perché poi la gente ha cominciato a fare sport a prescindere. Questo è un fatto straordinariamente bello, no? Noi non abbiamo fatto questo, e sulla parte delle scuole, a poco la crisi economica ha fatto sì che saltassero alcuni dei nostri capisaldi, anche dal punto di vista dei giochi della gioventù. Per noi sono non soltanto fonte di ricordi meravigliosi, ma erano la base dello sport scolastico italiano. Magari ci potessero riessere in maniera diversa. Ecco, noi credo che la crisi economica dei settori, alcuni cambiamenti legati alla, diciamo, le responsabilità di chi apre le palestre, i dirigenti scolastici, la privatizzazione per certi aspetti, alcune cose ci ha trovato forse non pronti come volevamo. Aggiungo, e anche in questo caso devo dire una cosa che dice spesso il presidente Malagò, mi trova molto d'accordo. Quando si parla ovviamente poi di sport nelle scuole, è un problema che non può pensare di risolvere la società sportiva locale o il CONI o Il CONI, o una esatto, quello. federazione, perché parliamo di niente. Possiamo fare delle sperimentazioni, dei test, però è molto evidente che è un problema proprio, diciamo, di impostazione politica, diciamo, del ministero, che deve sposare alcune logiche e fare alcuni cambiamenti con tutto questo, quello che questo comporta. Beh, ci auguriamo che quindi magari inserendo la parola sport nella Certo, uno dei temi. Costituzione, che quindi diventerebbe un diritto tanto quanto il diritto allo studio, e questo venga Certamente. recepito soprattutto Anche perché, dall'apparato sai, diciamo, statale. lo sport come la scuola ti consente di partire dalla stessa posizione. È un meccanismo che può creare delle diseguaglianze gravissime. La DAD ha dimostrato che se io sono un ragazzo che però purtroppo a casa non ho il computer, non ho la internet, non ho questo, sono sicuramente più sfortunato e ho meno opportunità di partenza da chi ha tutte le comodità del mondo, no? Ossia, io sono in una Certo. stanza in 5 a doverlo fare. Così è lo sport. Se io non ho la stessa posizione di partenza, la diseguaglianza diciamo, aumenta in maniera vertiginosa. Quindi, proprio sul discorso in qualche modo del merito, della meritocrazia, eccetera, scuola e sport sono due capisaldi per farti partire dalla stessa posizione. Noi questi dobbiamo tenerli, e l'attenzione su questo dobbiamo tenerla veramente altissima. Beh, allora, speriamo che questo sia il percorso futuro e che ci porti, insomma, a vivere questa riforma dello sport, questo sport nuovo, in un certo senso, che sogniamo un po' da tanto. E proprio a questo proposito, si fa tanto parlare di recovery fund, il governo, i vari governi in realtà stanno cercando il modo di non solo prendere quei soldi dall'Europa, ma anche capire come investirli. Se tu fossi nella possibilità, dove faresti interventi? Quali sarebbero i primi investimenti seri da fare sullo sport? Ma chiaramente, Oltretutto diciamo, quello che abbiamo già chiaro, snocciolato, insomma, diciamo, dico perché. brevemente dicendo che non, diciamo, ovviamente non vorrei essere nei panni di Valentina che ha Vizzali, che ha il suo bel da fare in questo momento ed è molto complicato tutto quanto. No, io la butto là dicendo alcune delle cose che credo, diciamo, tre linee fondamentali che secondo me andrebbero seguite. Il primo è una linea di riforma, cioè la riforma dello sport va bene, ma oggi alcune riforme vanno fatte. Ripeto, come dicevo prima, sullo sviluppo, non ci torno, ma parlo appunto della parte fiscale, la parte che può essere appunto sui servizi comunali da dare, quindi ci sono Ed alcuni. entriamo nella pubblica Sì, amministrazione, riforma della pubblica però amministrazione, credo che sempre là. il recovery plan non possa non partire anche, lo leggo sui giornali, anche da alcune opere di riforma che vanno, diciamo, contestualizzate e fatte insieme al recovery plan. Quindi io credo che ci siano alcune azioni di sviluppo. Faccio sempre l'esempio della mozione Lupi: se per le grandi maratone diventa legge la mozione Lupi e quindi
il certificato medico degli atleti stranieri che vengono a gareggiare parificato a quelli del mondo, si dà un'opportunità di concorrenza mondiale straordinaria. Allora, alcune azioni devono essere, secondo me, assolutamente di riforma e di sviluppo. Primo macro tema. Secondo tema, è evidente che i soldi che sono stati pensati sono per ora pochi, insufficienti, 700 milioni di euro, che sono chiaramente un'enormità in assoluto, non bastano rispetto alle due grandi madri di esigenze che noi abbiamo, cioè da un lato la salvezza di ASD, gestori e altro, quindi è chiaro che alcune di queste risorse devono servire per salvare l'esistente. Nello stesso tempo, gran parte di queste risorse sono state oggi, erano, adesso non so perché ancora non ho idea, diciamo, pensate principalmente per risistemare impianti sportivi. Credo che questo vada, diciamo, sia una buona cosa evidentemente, però vada, diciamo, pensato insieme a un piano di gestione poi degli impianti sportivi, vada considerato su come, diciamo, impatta sulle società sportive che fanno poi attività. Quindi poche sono le risorse attuali, il fatto che siano quasi tutte fino ad oggi pensate per sostanzialmente sport e periferia, quindi per l'impiantistica sportiva, va sicuramente bene, ma è uno dei temi, non il tema. Il terzo, perché è una mia fissazione, torniamo alla prima domanda, è la grande opportunità per trasformare il paese. Quindi è chiaro che se una parte di questo fossero investite nelle Sport City, quindi la trasformazione di aree in aree sportive, credo che si farebbe una grandissima, diciamo, cosa giusta, cioè sfruttare questo meccanismo, quello che è successo, per rendere le strade, la pista ciclabile, la pista pedonabile, gli Che poi impianti, sono diciamo, sempre, rientrano nell'ambito delle delle infrastrutture infrastrutture, perché non leggere, sono cioè solo ponti, delle autostrade infrastrutture leggere, e diciamo prima, strade. proprio la Esatto. gente vuole proprio il software, e quindi sotto questo aspetto io credo che queste tre, diciamo, macro linee potrebbero essere quello. Detto questo, è chiaro che lo stanno studiando, lo dico senza falso, diciamo, così, il Ministero, il Tecnico Ministero, il CONI, Sport e Salute, insomma, stanno ciascuno cercando di dare, le forze politiche stanno dando una serie di, diciamo, consigli e di miglioramenti, la fetta di soldi sono quelli, quindi non si può dire, io parlo così con lo sport, ma quelli della cultura dicono giustamente la stessa esigenza, quindi mi rendo conto che dal di fuori è molto facile dire occorrono non 700 milioni di euro, ma almeno 2 milioni, 2, 700 milioni, ma 2 miliardi, e lo so, però, diciamo, è Se facile, fossero quattro sarebbe ancora anche meglio, meglio. quindi, diciamo, è facile dirlo Però stando seduti qua. sarebbe bene partire quindi da una base che dia almeno un'indicazione per il futuro, no? Cioè Io mettere le basi per. credo che ci voglia in questo momento, insieme alla esigenza giustissima di salvataggio, debba essere contestualmente ipotizzata un'operazione di sviluppo e riforma che aiuti a trasformare il salvataggio in un, diciamo, progetto a medio termine. Se no corriamo il rischio di salvarli per questo 2021, ma nel 22 Lasciarli chiudono lo morire nel stesso. Quindi io 22. credo che l'unica cosa che mi sento, insomma, tra virgolette, di esprimere di preoccupazione, nel senso che vorrei che fosse su questo riuscissimo tutti a essere, a dare i giusti consigli, a essere sicuri, a rassicurare anche tutte le persone che chiaramente, ripeto, poi combattono con il fatto che a fine mese devono riuscire a tenere aperta la palestra o che devono mandare i propri ragazzi a giocare nella provincia limitrofe, non c'hanno nessuno che glielo finanziano. Quindi dobbiamo da questo punto di vista capire bene quali possono essere le azioni per dare, diciamo, continuità a queste azioni di salvataggio e di aiuto. Senti, noi durante quest'anno, diciamo, abbiamo raccolto, raccontato tante storie di atleti, ma anche proprio di società sportive, di SD, che si sono trovate nella condizione di dover affrontare un periodo assolutamente inaspettato. E devo dire che ognuno in qualche modo ha trovato. Qualcuno almeno ha trovato il modo di reinventarsi, di ritrovare un'identità per sopravvivere, ovviamente. Tu,
consigli daresti quindi a una SD che si trova in questa condizione, in questa situazione, che magari ha anche voglia di innovarsi? Sì, la butto là con tre cose che possono sembrare molto banali. La prima è di considerare che alcune delle attività si possono comunque per sopravvivenza fare anche all'aperto. Quindi comincerei a chiedere all'amministrazione, bene, io però i miei ragazzi posso cominciare, tempo permettendo, quello che vuoi, a fare attività nella villa, nel parco, cose. Quindi io su questo comincerei a capire questa azione. Mi riposizionerei da questo punto di vista anche nella capacità di far fare sport agli altri, quindi mi aprirei io che sono una società che faccio normalmente per i bambini atletica leggera, posto questo servizio, diciamo venderlo per finanziarlo anche a chi ha la mia età e vuole fare un po' di ginnastica pomeridiana, quindi capire che il target può essere cambiato. Il secondo aspetto è che diventa decisivo su questo aprirsi un po' alla tecnologia, perché per entrare in questo senso oramai devi avere l'app che ti consente di prenotarti, di avere diciamo, tutta una serie di cose banali, ma che purtroppo devi avere per poter essere al passo coi tempi. Sono ormai investimenti da niente in realtà per farlo. E il terzo punto è che io credo che si debbano su alcuni temi necessariamente consorziare. Quindi io credo che le società sportive del territorio debbano trovare il modo per dire, bene, quella palestra, per andare in quella palestra occorre sanificarla. Non lo posso fare da solo, facciamolo in tre perché riusciamo a fare questo. Se devo La trovare palestra, la la piscina, il campo piscina, il campo sportivo. sportivo, se devo trovare le magliette per tutti, forse se io compro 100 magliette mi costano X, se in 10 ne compriamo 5.000 ci costano X a metà o quello che è. Quindi credo che ci sia anche una necessità di fare sistema e di fare rete anche a livello locale perché rafforza proprio il concetto di territorialità. Io credo che ancora di più e sempre di più queste SD avranno la necessità di essere dei riferimenti di socialità sul territorio. Il rafforzamento passa dal fatto che se io faccio una società e ho 30 bambini, alla fine ho 30 bambini, se siamo 10 società e ne abbiamo 400 di ragazzi, rappresentiamo 400 famiglie, 400 ragazzi, quindi sia diciamo, assorbimento dei costi, ma anche nella capacità di interloquire con le amministrazioni, con gli sponsor e con altri. Quindi io credo che anche nel fare materialmente, diciamo, sistema per pagare meno quelle che sono le cose banali. Quindi io credo che si andrà, o almeno suggerisco, di andare incontro sempre più a situazioni di consorzi, di cooperative, di ATI, diciamo, di associazioni temporanee, magari quello che è, per riuscire a venire fuori in maniera un po' più, diciamo, diluita nel tempo da queste problematiche. Quindi unirsi, uniti, Unirsi. uniti si va avanti. Dobbiamo fare squadra, come diciamo lo sportivi, questo Beh, ecco, diciamo che è una cosa di una banalità disarmante, ma che è vera, è vera, è il fondamento, no, dello sport, ma anche in una società sana, insomma, dovrebbe essere così, aiutarsi in qualche modo Certo. per cambiare, migliorare. E avere un futuro più luminoso in qualche modo. Assolutamente. Beh, le chiacchierate con Fabio Pagliaro ovviamente sono sempre così perché finiscono sempre con grandissime aspettative e anche un grande ottimismo Quello perché. per forza, ma ripeto, uno deve averlo, diciamo, io penso nella vita sempre, però credo che quello che ci sta lasciando questa, diciamo, folle situazione dal punto di vista psicologico, dal punto di vista dell'ansia e tutto quanto è proprio che in realtà nascerà una grande opportunità. I soldi arriveranno, la voglia di fare c'è, sul turismo sportivo potremmo parlare ore, quindi in realtà non è in questo momento, diciamo, un ottimismo di facciata. Io avevo detto, mi ricordo era ancora in ospedale, stiamo pensando alla fase 1, ma la più brutta sarà la fase 3, ma non perché uno era intelligente, ma perché purtroppo la ricostruzione era complicata, il tempo percepivo era lungo e ancora non siamo fuori. E io credo che dal punto di vista alcune delle ricadute economiche saranno fino al 22, quindi io non sono così matto da dire a maggio aprono lo stadio olimpico per gli europei ed è finito tutto. No, però credo che ci siano i presupposti con qualche azione così invece di una ripartenza vera, di un, diciamo, adesso la gente dice il nuovo rinascimento, quello che è, però insomma onestamente di fare molto bene, quindi dobbiamo essere pronti, un po' coraggiosi, ma ci sono tutte le premesse. Benissimo.
La nostra chiacchierata per adesso, insomma, giunge al termine, è conclusa. Io ricordo a tutti quelli che ci hanno seguito, ci stanno seguendo, di lasciare il follow sul nostro canale Twitch per seguire le nostre interviste. Ne avremo una poi tra pochissimo con Remo Cassella, Daniele Scatizzi, ci parleranno di MMA e arti marziali. Rimaniamo nel tema. Un altro grande protagonista in un certo senso di questo periodo sono state proprio le palestre e anche le arti marziali. Sono una delle Sì, discipline chiaro. che è stata fermata per prima e che probabilmente riaprirà Con una marea di bambini, per no? Certo. ultima con una marea di problematiche oltretutto. E dall'altro canto invece un movimento invece italiano di professionisti, di atleti di MMA fighter che hanno successo internazionale, quindi un movimento che sta crescendo. Ne parleremo più tardi. Nel frattempo, Grazie a voi. ringrazio Fabio per essere E stato con noi. complimenti Grazie, davvero per il lavoro che grazie state tantissimo. crescendo, insomma, bravi. Grazie, grazie tantissimo. E sicuramente tornerai a trovarci perché ci avremo tantissimo da parlare. Turismo sportivo è già fermo, già. Uno slot di maggio lo dedichiamo al turismo sportivo, visto che ci avvicineremo alla bella stagione, sperando di poter girare li più liberamente. Io vi lascio al trailer del nostro torneo, così gli date anche un'occhiata, vedete i titoli che ci sono a disposizione per iscriversi. Non scordate di lasciare un mi piace alle nostre pagine social. Twitch, l'ho già citato, Instagram, Facebook e YouTube. Noi ci vediamo più tardi con le nostre interviste oppure, se vi piacerà, nelle prossime. Grazie, a presto. Grazie Fabio. Presto. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!